Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un accessorio che mi ha regalato mia moglie. È uno zainetto per trasportare il Mavic Air. È uno zainetto che non è specifico per Mavic Air, ma è per le Reflex. Ma devo dire che in questa versione, questo zainetto che mi ha regalato è veramente eccezionale, perché è piccolo ma ci sta veramente il mondo. Il prodotto di cui vi sto parlando è questo. Guardate la dimensione, quanto è piccolo, è grande come la mia faccia. C'è su ancora l'etichetta, perché non era un video che non dovevo fare, ma visto che mi ha regalato questo oggetto ho pensato di farlo perché potrebbe interessare a tanti di voi. Ed è la Case Logic, quindi un prodotto che si trova penso dappertutto. Lei me l'ha preso su Amazon, magari poi vi lascio il link. Devo dire che è veramente fatto bene, vabbè, a parte che io avevo già altre cose della Case Logic e sono fatte veramente molto bene. Ma questo zainetto, anche se non nasce per Mavic, praticamente lo diventa, perché adesso lo andremo a vedere da vicino cosa è in grado di contenere questo zainetto di piccolissime dimensioni, monospalla, super imbottito. Anche la figata qua della cinghia, che quando la si regola, cioè si allunga, si accorcia, a questo velcro che ce la tiene, ci tiene la parte diciamo in eccesso arrotolata, è fatto veramente bene, super imbottito dalla parte che si appoggia alla schiena. Essendo monospalla lo si può tenere sia davanti che dietro in maniera super comoda, anzi quando lo abbiamo dietro lo si può far scivolare in avanti, perché poi avendo la tasca dove c'è il Mavic qua diciamo, ce la possiamo tenere qua davanti se dobbiamo tirar fuori qualcosa mentre stiamo camminando o meno. Adesso guardiamolo da vicino che poi vi spiego meglio. Allora, la parte interessante è qua sopra, perché c'è una tasca e guardate, ci sta il radiocomando intero, cioè con il supporto del cellulare montato, ci sta praticamente intero, non bisogna smontare niente, quindi è super comodo, sta dentro preciso, guardate, è dentro super preciso, è super protetto e quindi questa tasca qua è eccezionale. Quando me l'ha regalato ho visto questa tasca qua, ho detto no, non ci posso credere che c'è uno zainetto che nasce con una tasca in cui ci può stare il radiocomando del Mavic senza smontare il supporto, eccezionale. Qua davanti abbiamo un'altra tasca, ok? Io ci ho messo dentro la scatoletta con le eliche di scorta, un cavetto. Qua adesso è vuota, ci dovrò mettere tipo un panno per pulire lo smartphone, quelli in microfibra. E non è finita qua. Qua davanti c'è un'altra tasca ancora, ok? In cui si può mettere il cellulare o qualsiasi altra cosa, comunque stracomoda, praticamente c'è un miliardo di tasche in una dimensione veramente ridotta, cioè guardate le mie mani e guardate le dimensioni dello zainetto. E adesso andiamo a vedere la parte ancora più figa di questo zaino, cioè il contenitore per il Mavic. È laterale, si apre, guardate, è super super figo, ci sta il Mavic. Nel secondo ripiano ci stanno due batterie, ci sta l'alimentatore per le batterie e il power bank per ricaricare le batterie, tutto in questa tasca laterale, cioè è una cosa fighissima, veramente veramente tanta roba per ragazzi questo zainetto, perché in pochissimo spazio ci sta veramente tutto. Ah, e da non trascurare, c'è un'altra tasca laterale da questa parte elastica, dove io ci ho messo le prolunghe delle zampette del Mavic. Quindi ragazzi, questo zaino è veramente eccezionale, essendo monospalla ovviamente fa così e si può far scorrere in avanti, quindi ce l'abbiamo. Adesso io lo appoggio qua al tavolo, ma in realtà sarebbe così appoggiato, quindi possiamo aprire la tasca dove abbiamo il Mavic, le batterie o l'alimentatore, perché quindi possiamo anche ricaricare le batterie dal diciamo power bank mentre trasportiamo il Mavic, perché sono tutte diciamo nella stessa parte dello zaino. Adesso vado a togliere, ok.
Quindi ragazzi, secondo me questo zainetto della Case Logic è veramente la versione definitiva di uno zaino da trasporto per il Mavic, perché in pochissimo spazio abbiamo veramente dentro tutto, tutto, tutto. Ripeto, guardate le dimensioni con la mia faccia, è veramente piccolo, ma ci sta veramente di tutto. Se pensiamo che ci sta anche il power bank, è detto tutto. Poi ripeto ragazzi, ci sta addirittura il radiocomando completo, cioè con il supporto per lo smartphone, senza smontare niente, ci sta benissimo. Tutto a protezione totale, perché è tutto completamente imbottito lo zaino. Quindi ragazzi, se il video dello zainetto definitivo vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!